La Quaresima è un periodo dell'anno liturgico che dura 40 giorni e che prepara alla celebrazione della Pasqua. Ha inizio nel rito cattolico con il mercoledì delle ceneri e in quello ambrosiano con la domenica successiva e termina il giovedì santo. 40 è un numero che ha una grande importanza nella Bibbia. È un numero legato al tempo della fede e della prova. Gesù aveva digiunato 40 giorni nel deserto prima di iniziare la sua missione pubblica. Il diluvio universale dura 40 giorni. Mosè trascorre 40 giorni sul monte Sinai e il popolo di Israele impiega 40 anni ad attraversare il deserto. Anche il profeta Elia cammina per 40 giorni prima di arrivare al monte Horeb. La Quaresima quindi rappresenta un cammino. Un cammino non è sempre facile. Ci sono tratti dove il pendio si fa più ripido e fatichi a tenere il passo. A volte hai bisogno di fermarti e prendere fiato. Altre volte ti sembra che non riuscirai mai ad arrivare fino in fondo, perché il percorso è troppo scosceso, il terreno scivoloso, ti fanno male i piedi, le scarpe non sono quelle adatte. Anche il cammino con Gesù non è sempre facile, ma Gesù ti aspetta sempre, anche quando inciampi e cadi, e camminare con Lui porta felicità e pace. Spiega Benedetto XVI. È un accompagnare Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, morte e risurrezione, e ricorda che la vita cristiana è una via da percorrere, consistente non tanto in una legge da osservare, ma nella persona stessa di Cristo da incontrare, da accogliere, da seguire. Ricorda che la Quaresima è un tempo di ascolto della parola, un tempo di preghiera, un tempo di digiuno, un tempo di carità. È il tempo di un cammino fatto di pazienza, attesa, fede e speranza.